Franco Morbidelli, buongiorno. Ciao Franco. Buongiorno Zara. Come stai? Molto bene, grazie. Molto bene. Ti vedo bello carico, in effetti. Sì, sono carico. Vengo da un bel inverno dove mi sono rilassato con i miei amici, con la mia famiglia, con le persone a cui voglio bene, dove mi sono allenato e dove ho pensato come riuscire a migliorare quest'anno e riuscire a fare dei bei risultati quest'anno. Ecco, faccio un passo indietro, fondamentale dopo parlare questa stagione. Di sport, parto subito a parlare di moto. No, va benissimo, siamo qua per quello, ma no, dicevo, fondamentale dopo una stagione 2022 così difficile, avere un inverno così, cioè con la gente che ti vuole bene, con quello che hai detto, staccato, la famiglia, fondamentale, credo. Era quello di cui sentivo il bisogno. Ho sentito il bisogno di non andare troppo in giro e di stare a casa e di avere la mia routine a casa, riprendere bene il contatto con la mia routine a casa, preparare bene la stagione e stare, diciamo, in un ambiente estremamente comodo per me, che è casa e le persone che voglio bene, la mia amorosa e i miei amici. Ecco, come si prepara la stagione? È una bella domanda. Ognuno ha al suo modo, no? Ogni pilota ha la sua strategia. E, per quanto mi riguarda, il giusto equilibrio tra allenamento e riposo, il giusto equilibrio tra svago e serietà, no? Cerco di essere equilibrato, cerco di partire dall'equilibrio. Morbido, è una stagione fondamentale questa per te? È una stagione fondamentale perché comunque quando sei, no, in scadenza di contratto è sempre importante confermarsi per riuscire a avere una sella l'anno dopo. È una stagione fondamentale per me perché appunto dopo un anno e mezzo non facilissimo, soprattutto l'ultimo anno, è fondamentale e sarà fondamentale per vedere se riuscirò a tornare sui livelli che ci aspettiamo un po'. Tu sei ottimista, immagino. Sì. Sì, sono molto ottimista, comunque con delle basi, cioè la pista, sì, comunque la pista quando sono in allenamento mi dà delle belle risposte in allenamento e vediamo in gara. Senti Franco, lo sai che è stata proprio la domanda più gettonata, una delle domande più gettonate tra gli appassionati nel 2022, cos'è successo a Franco? Te l'hanno fatta 100 volte questa domanda, te l'ho fatta anch'io. Tu in quest'inverno hai capito un po' di più cosa è successo al Morbido nel 2022? Sì, cioè la cosa è sempre quella. Purtroppo sono stato preso in contropiede dalla moto nuova, secondo me, e non mi sono adattato abbastanza in fretta. È stata una mia mancanza e mi dispiace. però comunque a fine anno ho raggiunto, ecco, di più la confidenza che della quale avevo bisogno per andare forte con questa moto, per spingerla al massimo, la N1. Ci è voluto un po' di tempo, purtroppo, non so cosa dire, mi dispiace, è stata una mia lacuna. Cosa ti aspetti da questi test? Perché a vedere quanto è successo nello shutdown, Yamaha ha lavorato tanto, poi se anche bene, questo io non lo so, e forse lo si vedrà soltanto in questi tre giorni, però mi sembra che Yamaha si sta impegnando tantissimo. Ho già parlato con gli ingegneri tante volte e sono sempre molto contento. In quest'inverno sono sempre stati molto vogliosi e contenti di spiegarmi quello che avrebbero portato, tutte le cose che hanno sempre tenuto molto aggiornato sulle nuove cose della moto e ho sentito una grande energia
volta a, allo sviluppo della moto, e questo è positivo. Sempre in stile Yamaha, non rivoluzioni, ma migliorie, o comunque obiettivo di migliorare, obiettivi di migliorare ben precisi e localizzati. Hai parlato con Clutch per caso? Sì. Ho visto un bel sorriso, questo mi dà ancora più voglia di scendere in pista. Cosa ti aspetti da questi tre giorni, Franco? Come ti ho detto, mi aspetto tanto lavoro, perché ci sarà tanta roba da provare. Bisognerà essere precisi e clinici nel capire cosa va meglio, cosa va peggio. Bisognerà essere precisi nella scelta, perché bisognerà comunque portare a Portimao gara il pacchetto migliore, e abbiamo tante opzioni, quindi vediamo. Mi sono perso, scusa, mi sono incastrato, mi riprendo, grazie, grazie alla solidarietà. Volevo fare una domanda su Peppo, sul campione del mondo. Voi vi allenate assieme, come tutti i ragazzi della Guardia 46, è diverso da prima? Diverso no. Dal punto di vista del pilota, non dal punto di vista umano, che sono sicuro che è rimasto uguale. No, umanamente è rimasto sempre lui. Esatto. No, ma lo vedi invece più consapevole della sua forza? In allenamento Pecco è sempre difficile da decifrare. Dove dà veramente il massimo è la gara, e quindi lo vedremo in gara, ma comunque a Red, adesso io ti parlo per gli allenamenti che facciamo, e è comunque un gran pecco, è comunque un gran pecco, ecco, sul R1, scusami, sulla sua moto, legale, sì, esatto. E sul kart, Renzi, qualsiasi allenamento che facciamo, comunque è un gran pecco. È lui il pilota da battere nel 2023? Sicuramente sì. Cioè, al di là del fatto che è campione del mondo, tu lo vedi come il favorito? È campione del mondo ed è il pilota migliore della griglia in questo momento. Quindi sarà la moto e il pacchetto pilota moto da battere. Una domanda generale, Morbido. Questa MotoGP fa un po' di scritto agli appassionati, non solo a livello estetico, tanti dicono le MotoGP adesso sono brutte, ma al di là di questo, sì, a me, quello che vediamo noi, sentiamo noi, però tanti dicono si sta allontanando troppo dagli appassionati, diventa troppo esasperata con aerodinamica, abbassatori, aggeggi vari, eccetera. Tu da pilota come la vedi? Non sono d'accordo. La MotoGP di adesso, secondo me, è fantastica. Come tutte le cose, si va sviluppando, come tutte le cose va a migliorare. Secondo me è stato fatto un grande lavoro in questi anni per aumentare lo spettacolo, e direi che ci sono riusciti, che Donna si è riuscita, e molti piloti che possono lottare per la vittoria, per la pole position, molti piloti che vedi, cioè, l'anno prima erano vice campione del mondo e l'anno dopo sono 17esimi. Ecco, questo è bello, perché invece secondo Agostini lui dice ci vuole sempre il punto di riferimento nello sport. La teoria di Agostini dice uno si appassiona perché c'è il campionissimo. In questo momento, per vari motivi, il campionissimo non c'è ancora, speriamo che diventi uno di noi. È un punto di vista interessante, ci devo riflettere su, non so che idea farmi adesso, magari è vero, qualcuno un non appassionato di moto si potrebbe appassionare alle moto se ci fosse un mattatore, e questo è vero, però sono convinto che il motociclismo, la MotoGP ha già una grandissima baseline di appassionati, no? E
che continueranno a seguirla indipendentemente da chi vincerà. Anzi, secondo me, se per un appassionato è ancora più eccitante non sapere chi vincerà. Per un non appassionato o per uno che si sta approcciando adesso al motociclismo, è interessante vedere se quello che ha già vinto riuscirà a rivincere. Ripeto, sì, sì, esatto. Questa è un po' la teoria di Agostini. Morbido, siamo in chiusura. Facciamo così, un augurio agli appassionati di moto. Ma questo va su YouTube? Questo va su YouTube e su moto.it. Ok, e allora salutiamo tutti gli appassionati di motociclismo e di moto.it e del canale YouTube di Zama. Avessi detto, eh? Grazie, Morbido. Ciao.